Nuova settimana, nuove armi del mercato nero di Maurice da testare. Questa settimana abbiamo il cecchino leggendario L'Aiuda, l'assalto leggendario Chaos e infine la granata leggendaria X. Partiamo dalla granata e vediamo sulla solita build di Total Zen come funziona. Andiamo ad attivare Revolter e varie abilità e tiriamo un paio di X, vediamo un po' come va. Già, no. Un po' come tutte le granate, fa pena. In più, contando che è una granata che non fa esplosioni ma fa dei laser, non riceve nessun bonus da danno splash, per cui già, direi che non è consigliata. Poi, il pezzo forte di questa settimana. Ah. Ragazzi, l'aiuto fa danno, nel caso non lo sapevate. L'aiuto fa danno, specialmente su questa build l'aiuto fa danno. Guardate un po' che bello. Posso far fuori letteralmente un Nog in un attimo, guardate. Anche la terra non è un problema. Senza bonus, revolter o cose varie. Guardate un po' quanto van giù velocemente. E siamo anche troppo vicini, non stiamo nemmeno avendo il terzo proiettile. L'unico problema sono le munizioni. Abbiamo già finito i colpi praticamente, cosa che non è proprio buonissima. Guardate quanto velocemente è sparito quel Nog, mamma mia. Per cui è un'arma comunque molto forte, da utilizzare se volete fare un burst di danno contro dei boss. O se volete andare a utilizzarlo magari su Moz, che le munizioni le può rigenerare, lo può sfruttare abbastanza bene. Per il resto, siamo già senza. E per quanto riguarda il Chaos invece, il Chaos non è male. Il Chaos non è male. Molti pensano che sia un'arma che fa pena. In realtà non è malaccio. Eccoci arrivati nell'altra area. Guardate un po'. Il danno c'è abbastanza, direi. Non so bene cosa mi abbia colpito qua. Il problema è quando non avete i vostri vari bonus attivi. E questo è il motivo per cui io le armi, quando vi faccio le varie guide, le testo ma anche senza revolter. Perché se finite a terra o se la vostra build non contiene il revolter, c'è una differenza abissale. Avete un terzo del danno. Perché vi ricordo che il revolter triplica i vostri danni. Senza contare l'aumento di ratio di fuoco, quindi in realtà i danni sono praticamente per 4,5 se non ricordo male. Già. Un'arma che ci vogliono 4 e 5 caricatori per far fuori un super pesante? Non è un'arma che consiglio, per quanto molti piaccia, per quanto non sia male se tenete un revolver attivo. A parte quello, dovete abbandonare l'idea che sia una cosa da utilizzare contro boss o altre cose. Questa settimana conviene solo prendere l'aiuto se non avete voglia di farmarlo, altrimenti meglio non prendere niente.